buongiorno a tutti. Oggi parliamo di ricerca, parliamo del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. Vi illustriamo le attività in corso e gli importanti risultati raggiunti. Vediamo. Siamo con il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, Roberto Viola. Iniziamo a parlare di agricoltura. Quali sono le attività di ricerca che vengono svolte qui in Fondazione in questo settore? Il filone conduttore è la sostenibilità. Noi stiamo cercando di sviluppare varietà innovative che siano in grado di mantenere le posizioni di mercato, anzi migliorarle, in termini di qualità e di produzione complessiva. Però il tema principale è anche quello di una riduzione degli input, sia chimici che energetici. Anche in questo caso l'approccio principe è quello dell'utilizzo della genetica moderna, ma anche lo sviluppo di nuove metodologie per il biocontrollo e l'utilizzo di strumenti soffici per la gestione dei patogeni in campo. Un altro campo di attività è l'alimentazione. In questo settore che cosa fa il Centro Ricerca e Innovazione? Partiamo dalle produzioni agricole di riferimento, quelle più importanti per il territorio. Sono produzioni agricole che generano dei prodotti che hanno un alto contenuto di sostanze nutrizionali e anche di sostanze bioattive benefiche. Riteniamo che questo sia un campo nel quale ci sia ancora molto da definire e da valorizzare, e quindi stiamo lavorando per poter generare valore aggiunto ulteriore rispetto a quello che attualmente i prodotti agricoli locali riescono a percepire. E poi c'è l'ambiente. In questo campo di attività l'obiettivo, immaginiamo, è fornire uno strumento per la conservazione e la salvaguardia. Sì, l'integrazione tra diciamo, gli insediamenti antropici, anche le produzioni agricole, e la gestione e la salvaguardia del territorio, le risorse naturali, anzi la valorizzazione delle risorse naturali, comprese ovviamente anche le foreste, sono al centro del nostro interesse. E su questo connubio tra attività antropiche ma anche gestione sostenibile del territorio fondiamo le nostre attività. Quali sono le priorità al momento? Le priorità sono quelle di sfruttare al meglio le conoscenze scientifiche sempre più importanti, sempre più avanzate, per generare delle ricadute concrete sui vari settori economici ma sulla società in generale che si insediano nel nostro territorio. Parliamo ora di risultati. Avete raggiunto delle posizioni invidiabili nell'ultimo rapporto ANVUR. Spieghiamo di cosa si tratta. In realtà è una conferma, in quanto già nel rapporto precedente di valutazione l'Istituto Agrario aveva ottenuto degli risultati importanti. Questa conferma ci dà supporto nelle scelte che sono state fatte. La competizione in questi anni a livello nazionale è aumentata, ma è anche aumentata la nostra capacità di produzione scientifica, la nostra internazionalizzazione, e riusciamo addirittura a ottenere un rientro dei cervelli, sia italiani che operano all'estero, ma anche di ricercatori stranieri di paesi anche avanzati, che vedono in questa realtà scientifica un'opportunità importante per lo sviluppo della propria carriera scientifica. Il tutto, però, ci tengo a sottolinearlo, operando su tematiche di grande interesse per il territorio. Ricordiamo che questo studio, lo studio ANVUR, è uno tra i più grandi a livello internazionale e ha analizzato 95 università e 38 enti di ricerca. La Fondazione Mach in questo studio primeggia in Italia in ben tre aree scientifiche. Quali sono? Sì, la chimica è questo. È un risultato che non era presente nel rapporto precedente, e questo conferma come la validità dei nostri ricercatori che hanno insediato dei laboratori molto avanzati, compreso l'ultimo recente acquisizione, che è il laboratorio di metabolomica, diciamo a livello nazionale rappresentano sicuramente un'eccellenza. Confermiamo la nostra posizione per quanto riguarda le scienze agrarie, e questo credo sia molto importante perché da sempre il nostro
primo settore di riferimento, ma anche nelle scienze biologiche, dove c'è una competizione molto, molto elevata, abbiamo migliorato il posizionamento dal 18° posto della precedente valutazione al secondo posto, diciamo quello più alto ottenuto dai nostri dipartimenti, che oggettivamente dà da particolare lustro alle nuove tecnologie e nuovi approcci di ricerca che sono stati attivati presso l'ente. I numeri del centro parlano chiaro, ora vediamo questa breve scheda e poi ritorniamo con Roberto Viola. Cresce la produzione scientifica della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. Negli ultimi 10 anni è aumentata di 13 volte. Nel 2012 gli articoli su riviste con fattore d'impatto hanno superato quota 200. Il Centro Ricerca e Innovazione è inserito in un network internazionale che coinvolge oltre 30 paesi, 128 le collaborazioni in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Asia e 4 in Oceania. 300 i collaboratori, il 43% è assunto con contratto a tempo indeterminato e il 44% ha un titolo di dottorato. Gli stranieri rappresentano il 23% e quasi il 70% del personale ha un'età inferiore ai 40 anni. Duecento pubblicazioni sono un bel traguardo. Sì, ci tengo a spiegare forse per anche gli ascoltatori che non sono, diciamo, pienamente consapevoli di che cosa, quale sia il valore della pubblicazione scientifica. In realtà questo tipo di pubblicazioni rappresenta la certificazione da parte di esperti esterni della qualità del lavoro svolto, un lavoro innovativo che non solo genera conoscenza che può essere usata per generare, diciamo, innovazione a livello generale, ma noi in aggiunta abbiamo generato proprietà intellettuali, quindi brevetti, quindi conoscenze che svilupperemo da un punto di vista di attività imprenditoriale, di anche attività di startup innovativa e di incubazione di impresa, per riuscire a creare un connubio tra ricerca e mercato. E questo è importante in quanto oggi la ricerca opera in termini tecnologici in maniera, diciamo, piuttosto sofisticata, e questa è anche un'opportunità per creare impresa, per collegare la ricerca che si fa nei laboratori alle attività quotidiane per generare economia. Bene, ringrazio Roberto Viola per queste informazioni. Da San Michele è tutto. La linea torna a Walter Nicoletti. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.